Ciao ragazzi, eccoci qui con un nuovo video. Settimana scorsa abbiamo parlato di ben due ten. Ovviamente se non avete visto i video, per favore andate a vederli e fatemi sapere cosa ne pensate. Oggi siamo qui per un altro unboxing e ovviamente come al solito non mi va di svelarvi subito di cosa andremo a trattare. Quindi un attimo di suspense, un attimo di attenzione. Abbiamo qui con noi una nuova scarpa, una scarpa che sarà rilasciata questo 29 novembre, quindi l'abbiamo solo qui noi per voi in esclusiva. Ed è qui con noi oggi la Nike Air Zoom Spydon, ma non è una Nike Air Zoom semplice, insomma. Infatti notiamo fin da subito che è una collaborazione con l'artista, con lo street artist Stash. Da questo lato appunto abbiamo la scritta Zoom Air con lo spruzzo di vernice rosso di Stash, mentre dall'altro lato abbiamo direttamente la sua tag nel classico blu. Allora ragazzi, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Siete pronti? Dai. No raga, non vi vedo abbastanza pronti, mi sa che dobbiamo concentrarci un po' di più. Siete pronti? Dai, forza, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Notiamo da subito una texture particolare sulla carta appunto della scarpa. Infatti ritroviamo i fat caps che sono tipici appunto di Stash. Allora andiamo a vedere subito la scarpa, se lo scatolo ci dà una mano. Ed eccola qui, la Air Zoom Spydon. Notiamo da subito che la silhouette della scarpa è sostanzialmente quella classica, insomma l'OG, ma vediamo questi super blu mixati insieme. Abbiamo infatti un blu più scuro sulla midsole e sulla suola, che ricorda molto quello delle Jordan Win Like 82, e questa parte in suede veramente, veramente super morbida, mentre lo swoosh e gli altri dettagli sono in un blu leggermente più chiaro. Ovviamente roba fighissima della scarpa sono i dettagli 3M che ripercorrono tutta la scarpa, infatti rende molto di più col flash. Per quanto riguarda i tocchi di Stash, abbiamo qui sul davanti questa freccetta, insomma simbolo delle tag di Stash, e sul di dietro il suo tag e un altro logo. Super super figo, secondo me il dettaglio veramente più bello è all'interno nella suola, infatti ritroviamo i fat caps dell'incarto. Sostanzialmente per la scarpa direi che è tutto, ma non è la prima collaborazione di Stash col mondo delle sneakers o con Nike. Infatti la prima collaborazione di Stash con Nike risale al 2003, in cui ridisegnò appunto la classica Air Force One, proprio perché è una delle sue Nike preferite. La scarpa presentava il classico pattern appunto dei fat caps e andò abbastanza a ruba, tanto che Nike la ripropose per appunto il 2006 in una sola edizione. Non finiscono qui ovviamente le collaborazioni di Stash con Nike. Infatti ritroviamo una super figa Air Max 95 con appunto le diverse tonalità di blu, perché come abbiamo già detto questo blu viene chiamato proprio blu Stash perché è iconico e rappresenta lo street artist completamente. Stash inizia da giovane a taggare, come si dice in gergo, i vari treni, le varie metropolitane newyorkesi, ma infatti già a 17 anni espone le sue tele insieme al più noto Keith Haring o a Jean-Michel Basquiat, quindi già da subito mostra una certa propensione per quello che è il mondo dell'arte. Questa collaborazione è l'ennesima prova di come ormai il mondo delle sneakers sia fortemente collegato col mondo dell'arte, più particolare quello della street art. La scarpa sarà disponibile il 29 novembre presso selezionati retailers Nike, tra cui One Block Down qui a Milano, online ovviamente sul sito Nike e anche attraverso l'app Sneakers. Il retail price della scarpa sarà di 156 euro, ma vediamo già che su alcune piattaforme online come StockX o Gotti il prezzo si aggira intorno alle 300 dollari, ovviamente ci sono pochissime size ancora disponibili. Bene ragazzi, oggi abbiamo detto veramente tutto quello che potevamo dire sulla Nike Air Zoom Spydon, raga, non lo so, vabbè, Spydon, aiutatemi voi, scrivetemi secondo voi qual è la pronuncia più corretta della scarpa. Spero che il video vi sia piaciuto, come al solito voglio ricevere un vostro feedback, voglio sapere veramente cosa ne pensate, quindi lasciate tutto giù sotto nei commenti. Vi ricordo come al solito di seguirmi sul mio profilo Instagram IlariaBig e su tutti i canali social di NSS Magazine.